Ciao ragazzi! Anzi, in questo video dovrei dire ciao signore! L'avete visto dal titolo del video, magari non è chiaro, non so ancora come intitolerò questo video. Comunque, una signora mi ha scritto sotto, in un commento sotto al video, perché non fai un video dicendoci, spiegando a noi che non siamo più giovanissime, quali sono i prodotti che ci consigli e quali sono i prodotti che invece dobbiamo evitare? Io credo sia un'idea geniale, anche perché, quindi grazie, non mi ricordo il tuo nome perché mi scrivete tantissimi commenti, non ho il rossetto sui denti, ok, no? E prendo sempre in considerazione quello che mi scrivete, credo sia un'ottima idea, soprattutto perché secondo me qui su YouTube il pubblico più grande, quindi diciamo da 40 anni in su, è sempre trascurato per, diciamo, un semplice motivo. Le persone che fanno i video sono quasi tutti giovanissimi, quasi tutti sono al di sotto dei 30 anni, poi ovviamente ci sono anche persone più grandi, però la maggior parte è così. E spesso le persone non tengono in considerazione che in realtà ci sono anche signore più grandi che ci seguono. Quindi voglio fare questo video dedicato a voi, diciamo all'incirca over 40. Che cosa dirò in questo video? In questo video vi dirò quali sono le cose che dovreste cambiare mano a mano che crescete, cosa che succederà a tutti, quali sono le cose che dovete evitare, insomma cercherò di darvi un po' di consigli, magari facendovi notare anche delle cose che non avete ancora notato da sole. Se volete vedere, diciamo, questi consigli all'azione o comunque volete vedere un video in cui trucco una persona più grande che è mia mamma, che ha 50, quando ho fatto il video credo aveva 53 o 54 anni, adesso ce n'ha 55, ma è bellissima lo stesso. E se volete vedere quel video ve lo lascio cliccabile qui sopra in questo momento oppure vi metto il link sotto nell'info box. Diciamo che questa sarà tipo una chiacchierata tra amiche e appunto iniziamo a vedere quali sono i cambiamenti che avvengono sul viso di una persona. Andando avanti con l'età, quello che notiamo è che ovviamente la nostra pelle cede alla forza di gravità, purtroppo. E c'è la comparsa quindi di rughe, possono comparire delle macchie che magari sono derivate ad una cura non appropriata della pelle di tutta la vita passata. Calcolate che ciò che dirò all'interno di questo video, vi ripeto, va bene per le over 40. Ovviamente alcune persone possono non manifestare queste cose a 40 anni, alcune possono averle, ovviamente saranno cose molto, diciamo, meno evidenti se si avvicina ai 40, cose più evidenti se invece si è più vicino, non lo so, ai 60, ai 70 anni. Però più o meno sono consigli che vanno bene per tutti. Quello che notiamo è che c'è la comparsa di rughe, di macchie, la pelle non è più sollevata come magari 20 anni prima e quello che cambia è la geometria del viso, quindi una mascella non risulta più così, diciamo, squadrata, così definita, ecco qual è la parola giusta, non risulta più così definita come può risultare ad esempio alla mia età, io ho 25 anni, quindi la pelle cadendo può, diciamo, far sembrare meno evidente questa riga qui e questa riga che adesso è qui, tra 30 anni potrebbe essere leggermente più giù perché la pelle non è più così sollevata. Ovviamente le rughe compaiono, purtroppo ragazzi, a meno che non iniziate a fare il botulino tipo a 20 anni, ma poi vi ritrovate con una faccia, non lo so, così gonfia, e compaiono le rughe qui nella zona intorno agli occhi. Possono accentuarsi le pieghe nasolabiali, dipende da persona a persona. Le rughe compaiono qui al centro della fronte, possono essere evidenti anche nella zona del mento, soprattutto se siete fumatori. Sono molto in disaccordo con voi, però soprattutto se siete dei fumatori, vi verranno tante rughe qui nella zona intorno alle labbra, per ovvie ragioni. Quindi ragazzi, se vedete questo video, fatelo vedere alle vostre mamme, zie e amiche, ditegli di smettere di fumare, se lo state vedendo voi smettete in questo momento, perché vi potreste ritrovare, oltre che tutti i danni che può portare il fumo, anche con tante rughe intorno alle labbra. La pelle perde di tono, quindi proprio al tatto, non è come 20 anni fa, ma risulterà più morbida e più calata. Un'altra cosa che può succedere è che dopo la menopausa può cambiare drasticamente la pelle. Quindi se siete, diciamo, soprattutto se avete una pelle normale secca, può accentuarsi questa cosa. Ora,
Se avete una pelle grassa siete più fortunati in questo senso perché la pelle grassa, siccome diciamo mantiene la pelle più morbida, cercherò di spiegarvelo in modo semplice, fa venire meno le rughe. Se abbiamo una pelle molto secca e arida, ci sarà sicuramente più comparsa di rughe. Pensate, non lo so, ad una terra arida si fanno delle spaccature, diciamo che il senso è un po' quello, anche se ovviamente non c'entra niente. Spero di avervi fatto capire il concetto. Quindi, quello che dobbiamo fare, soprattutto su una pelle secca, sicuramente, ma in generale per una pelle matura, è concentrarci tanto sulla skincare, cosa che io consiglio di fare anche da giovani. Perché sono tutte cose che poi vi ritrovate quando siete più grandi, però consiglio di concentrarvi molto sulla skincare. Non significa che dovete spendere 80 euro per una crema di Dior, 150 euro per una crema di Chanel. No, assolutamente no. Ci sono delle creme buonissime con dei principi anti-age, non fanno miracoli purtroppo. Potete trovarle ovunque, al supermercato, in erboristeria, nei negozi bio, in profumeria. Scegliete la crema che è più adatta a voi, però calcolate che le creme non fanno miracoli, quindi se avete una pelle già con tante rughe, possono leggermente attenuarsi, ma sicuramente non scompariranno, comunque non vedrete la situazione ribaltarsi, ecco. Vi dico queste cose perché quando trucco le persone grandi che sono molto segnate dalle rughe, la cosa che mi chiedono sempre è: mi copri le rughe? Il trucco non copre le rughe, questo cercate di metterlo in testa perché il trucco non è una cosa che riesce a coprire questi inestetismi, se possiamo chiamarli così, non so neanche se è il termine giusto, però il trucco non può coprire una ruga, l'unica cosa che può far scomparire la ruga è il chirurgo, lui può toglierle, io truccatrice. Il trucco in generale non fa scomparire le rughe. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di trovare il modo per appesantirle il meno possibile, quindi farle sembrare meno evidenti e concentrare l'attenzione su qualcos'altro, in modo che chi vi guarda non guarderà le rughe che sono messe in evidenza, ma guarderà i vostri occhi, le vostre labbra e insomma quello che mettiamo in evidenza. Questo video sarà super mega lungo, però voglio dirvi tutto quello che mi viene in mente in questo momento. Se vi vengono in mente anche delle domande, scrivetemele qui sotto nei commenti, così se non ho risposto a tutto quello che volete sapere in questo video, magari posso farne un altro. Voglio farvi un altro esempio per farvi capire che il trucco non può coprire certe cose. Ho incontrato l'altro giorno al parco un'amica di mia mamma. Lei ha la pelle abbastanza spessa e con i pori molto molto evidenti su tutto il viso. Non so se abbia sofferto di acne da giovane, comunque ha dei pori molto evidenti su tutto il viso. Lei mi ha detto: mi consigli un fondotinta che... Ah, no, ha detto una roba del tipo: mi devo prendere un fondotinta che mi copra tutte queste cose. Il fondotinta non riesce a coprire perché non può andare a riempire un poro o una ruga. Giusto per farvi capire il concetto. Che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, dopo la skincare, cercate qualcosa che è adatto al vostro tipo di pelle. Mi raccomando, prima che vi truccate, anche se dovreste farlo tutte le mattine, applicate una buona crema sotto al trucco per mantenere idratata la pelle, soprattutto se è secca, ma bisogna farlo sempre in tutti i casi. Cercate di scegliere un fondotinta che sia 1 adatto al vostro tipo di pelle, 2 non pesante. Che significa? Deve essere adatto al vostro tipo di pelle, cioè se avete una pelle grassa deve essere un fondotinta che si asciuga, se avete una pelle secca deve essere un fondotinta più idratante, però non deve essere troppo coprente, estremamente coprente, perché? Che significa? Più il fondotinta è coprente, più tende ad essere spesso. Se tende ad essere spesso, significa che durante il giorno andrà a infilarsi nelle famose rughettine e le metterà ancora di più in evidenza. O comunque appesantirà, non riuscivo a dirlo, appesantirà tutto il viso e lo farà sembrare più vecchio di quello che è. Potrà darvi più anni di quelli che realmente avete.
Scegliete un fondotinta leggero che, anche se non vi va a coprire delle bollicine, una macchietta al 100%, chi se ne frega, ma piuttosto di appesantirvi il viso ve lo renderà più fresco e più luminoso. Per quanto riguarda il correttore, diciamo che dovreste mantenervi più o meno sullo stesso concetto del fondotinta, quindi cercate qualcosa di leggero che non va a infilarsi nelle rughette, cercate di concentrarlo solo nella zona vicino all'angolo interno, perché questa zona, diciamo, è quella che tende a segnarsi di meno, anche se si segna questa zona, però le rughette si concentrano solitamente nella parte esterna. Se portate il prodotto in questa zona, il prodotto si andrà ad infilare nelle rughette. Una vostra grandissima alleata è la spugnetta. La spugnetta dovete utilizzarla bagnata e sarà lo strumento che vi permetterà di stendere nel miglior modo possibile fondotinta e correttore, ma che andrà anche ad assorbire l'eccesso di questi due, in modo che appunto questo eccesso non si vada ad infilare nelle pieghette durante la giornata. Quindi voi mettete il fondotinta, mettete il correttore, tamponate la spugna, soprattutto, cioè tamponate la spugna sul viso nella zona qui dell'occhio, soprattutto dove sapete che vi segnate di più durante la giornata, quindi classici punti qui, se avete le pieghe nasolabiali molto accentuate, centro della fronte. Se avete delle macchie molto evidenti, non vi consiglio di perderci troppo tempo nel coprirle. Cercate un correttore che sia abbastanza coprente ma non troppo pesante, perché più prodotto ci mettete, più diventa spessa quella zona e le persone vi guarderanno proprio lì perché avete un chilo di prodotto in quella zona e invece di non farci caso l'occhio andrà proprio lì dove non deve andare. Una cosa che vi consiglio è il Dermacol, che è un fondotinta super mega coprente che copre anche i tatuaggi. Lo prendete proprio un pelino, cioè che dovete appena toccare con la spugnetta o con il dito il tubetto, lo picchiettate direttamente sulla macchia e basta. E poi sopra ci mettete il vostro fondotinta e tutta la vostra base e il trucco. In questo modo andremo a mettere uno strato sottilissimo di prodotto super coprente. Anche se non la copre al 1000%, fidatevi che seguendo tutti gli step che vi descrivo in questo video le persone non ci faranno neanche caso. Passiamo ai prodotti in polvere, cioè alla cipria soprattutto. La cipria, quando si parla di trucco, è un nostro grandissimo alleato, ma quando si diventa più grandi può, diciamo, essere un nostro nemico. Cioè, la cipria serve per fissare il trucco, per asciugare la nostra base, quindi fondotinta e correttore o altri prodotti in crema che mettiamo sul viso. Però che cosa succede? Se ne mettiamo troppa, va a fare quel famoso effetto polveroso e va ad evidenziare ancora di più le pieghette del viso. In tantissimi mi scrivete sotto i video: Giulia, perché quando metto la cipria sembra che ho 50 anni in più, mi si evidenziano tutte le pieghe? Perché la cipria fa questo, quindi dovete dosarla nel modo giusto e scegliere il prodotto giusto, del colore giusto soprattutto. Se scegliete un colore sbagliato vi appesantirà, non riesco a dirla questa parola, la zona. Se scegliete un prodotto troppo pesante, troppo polveroso, vi segnerà ancora di più. Se ne mettete troppa, allo stesso modo vi segnerà. Quindi dovete scegliere un prodotto che sia proprio una mezza tonalità più chiara del vostro colore di pelle, in modo che quando la applicate non si vede, oppure prendetene una trasparente, tra virgolette, sconsiglio le HD, quelle bianche, non mi sono mai trovata bene con quelle cipre, non mi piacciono davvero. Quella che utilizzo è quella che ho sul viso, tanto la trovate linkata qui sotto sempre nell'info box e la compro su Amazon. L'ho provata su tutti i tipi di pelle, è tipo la migliore cipria che esista secondo me. Se notate che mettendola direttamente con la spugnetta bagnata o con un piumino o in qualsiasi altro modo vi va ad appesantire la zona, dovete prenderla con il pennello, battete l'eccesso e la applicate leggermente, proprio magari ne mettete un velo, mettetela perché è necessaria, serve a fissare il trucco, dovete semplicemente dosarla nel modo giusto. Per quanto riguarda terra e blush, più o meno il concetto è lo stesso di sempre, cioè mettetela, cercate di non creare delle righe troppo nette, cercate di non fare macchia, scegliete un colore che si adatti al vostro colore di pelle, nulla di particolare per quanto riguarda questi due prodotti. Se vi trovate bene potete utilizzarli anche in crema prima di applicare la cipria. Per quanto riguarda il contouring,
diciamo che può essere un nostro grandissimo alleato, perché se vi ricordate, vi dicevo prima che la geometria del viso cambia, quindi una mandibola può non sembrare più così definita, uno zigomo può scendere leggermente, perdere di tono. Con il contouring, che cosa andiamo a fare? Andiamo a ricreare queste linee. Quindi prendiamo un po' di terra per il contouring e scolpiamo leggermente la mandibola, lo zigomo o l'attaccatura dei capelli. Nulla di particolare, semplicemente diciamo ci aiuta a ricreare la forma del viso che si è un po' rilassata. Per quanto riguarda l'illuminante, potete metterlo, non è vietato mettere l'illuminante, semplicemente non sceglietene uno che sia troppo forte, troppo glitterato, troppo evidente. Sceglietene uno delicato che vada a portare un po' di luce in quella zona, ma che non sia eccessivo. Per una pelle chiara mi piace tantissimo Emphasize di MAC, che in realtà è quasi una polvere bianca per schiarire i punti centrali del viso. Sulle pelli mature, sulle spose spessissimo, lo uso sopra lo zigomo, se non vogliono l'illuminante magari forte come lo porto io, come lo portano altre persone, è davvero bello. Mi piace tantissimo anche l'illuminante in crema di Zoeva, che è lo Strobe Gel. Gli illuminanti in crema possono essere carini applicati su pelli segnate perché non vanno a segnare ancora di più, ovviamente devono essere sempre delicati. Di tutte le cose che vi menziono, vi metto il link qui sotto così potete direttamente cercarle. Altra parte fondamentale del trucco per una pelle matura sono le sopracciglia. Più andiamo avanti con il tempo, non si sa per quale motivo le sopracciglia tendono piano piano a diradarsi. Le sopracciglia sono importantissime perché ci servono per definire, per dare attenzione all'occhio e anche per tirarlo leggermente su. Un sopracciglio, diciamo, con pochi peli e con una forma non definita può fare l'occhio un po' cadente, un po' stanco. Se andiamo a metterci un po' di matita, un po' di ombretto, scegliete il prodotto che più vi piace, abbiamo subito un effetto lifting di occhio più aperto e più riposato. Quindi attenzione a dare importanza alle sopracciglia. Per quanto riguarda gli occhi, diciamo che potete truccarli un po' come volete, non c'è una regola in particolare. Quello che personalmente vi consiglio, cercate di evitare colori sgargianti tipo verdi, azzurri, fucsia, cose del genere. Cercate di mantenervi sulla scala dei marroni prugna, dei marroni aranciati. Cercate di mantenervi su quella scala perché sicuramente vi donerà di più che un fucsia sparato. Se volete utilizzare un po' di colore, potete farlo magari nella rima inferiore dell'occhio, no? Quello secondo me può stare bene. E comunque vi ripeto, non è una regola questa, sono semplicemente dei consigli. Cercate di evitare delle righe di eyeliner troppo nette, perché su una palpebra rilassata è difficile creare delle righe super definite, perché ovviamente la palpebra non è più tesa e ci permette di disegnare una riga super definita, ma se noi disegniamo una riga definita su una palpebra rilassata, la riga comunque non apparirà mai dritta. Quindi mettete magari una matita all'attaccatura delle ciglia, la sfumate un pochino, o mettete un po' di ombretto nero, vedrete che vi donerà molto di più che una riga di eyeliner grafico come questo. Ve l'ho spiegato anche nel video che è uscito martedì, nel quale appunto vi faccio vedere come creare una riga di eyeliner. Se siete tanto tanto grandi, quindi diciamo over, poi dipende anche dai casi, ragazzi, dipende da quanto è segnata la vostra pelle, però diciamo over 65-70, cercate di switchare il nero con il marrone. Se avete comunque i capelli scuri, magari il nero può starvi bene, però se mantenete i capelli molto chiari sul grigio bianco, cercate di optare per marroni invece che neri, che sicuramente vi daranno un aspetto più fresco, più delicato e non appesantito. Altra cosa importante sono le ciglia. Le ciglia, come le sopracciglia, purtroppo se ne vanno e più cresciamo e meno crescono loro. Quindi cercate di dargli un po' di importanza con un po' di mascara. Magari se sono proprio dritte verso il basso, utilizzate un piegaciglia. Non dico tutti i giorni perché può rovinarvele, magari soltanto nelle occasioni più particolari. Il mascara, molti consigliano, se siete molto grandi, di metterlo marrone. Personalmente, a me anche sulle persone molto grandi piace nero.
Scegliete voi, non utilizzate mascara colorati, vi prego, non mi piacciono proprio. Per quanto riguarda le labbra, è importante anche qui andare a definire il contorno perché anche in questa zona la pelle si rilassa e molto spesso le labbra diventano più piccine di quello che magari, di quelle che magari erano 20, 30 anni prima, 10 anni prima, dipende a che età ovviamente siete in questo momento. È importante definire bene le labbra in modo da ridargli volume, ridargli struttura. Cercate di non utilizzare dei rossetti troppo cremosi o dei lucidalabbra, cose che se ne vanno via con facilità. Cercate piuttosto di optare per una bella matita come base e un rossetto sì cremoso, ma non di quelli trasparentini, perché se andiamo a fare un lavoro di definizione del labbro e poi mettiamo un rossetto così, dopo un'ora praticamente non c'è più niente e magari se va bene un punto non è carino l'effetto. Se invece mettete un rossetto che dura di più nell'arco della giornata, sicuramente diciamo l'effetto che avete creato quando vi truccate sarà migliore per tutta la giornata. Non so se mi sono spiegata, ho fatto questa frase un po' strana. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video, spero tanto che tutti i consigli che vi ho dato all'interno appunto di questo video vi siano utili. Fatemi sapere se vi è piaciuto con un commentino qui sotto o spolliciando all'insù e fatemi sapere se volete altri video di questo genere, se avete delle domande da farmi, scrivetemele qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio come al solito per aver guardato il video, vi mando un grandissimo bacione, ci vediamo prestissimo in un nuovo video, ho detto video 50.000 volte. Ciao!